Ciao ragazzi, il trucco di oggi è ispirato alle pin-up con un sacco di po', spero vi piaccia, un bacione, ciao! Come sempre applico un primer su tutta la palpebra mobile e la stendo con le dita. Prendo un pennello angolato come questo e l'eyeliner in gel nero e inizio a tracciare la mia riga di eyeliner, che sarà molto marcata poiché ha un look pin-up, quindi le pin-up hanno questo eyeliner sempre molto molto spesso, quindi piano piano inizio a creare questa mia riga. Adesso prendo una tempera ovviamente non nociva da usare sulla riga di eyeliner e mi aiuto con uno stuzzicadenti per fare i miei puntini. Piego le ciglia con il piegaciglia e applico 2-3 passate di mascara. All'interno dell'occhio metto una matita color carne in modo da aprirmi bene lo sguardo. Nella piega metto un marrone matte, perché ho visto che insomma senza niente sulla piega non mi piaceva, e quindi per renderlo più definito ho applicato un pochino di marrone che sfumo bene. Come fard uso questo rosso che ho preso da questa palette di ombretti. Sulle labbra innanzitutto passo una matita color carne, la stessa che ho usato all'interno della rima inferiore dell'occhio, per illuminare la bocca e renderla più carnosa, cosa che non ho, e la sfumo bene con le dita. Con una matita rossa delineo le mie labbra e le riempio. Adesso applico il rossetto rosso molto acceso con finish opaco. Con la stessa tempera tra virgolette che ho utilizzato prima e con un stuzzicadenti inizio a fare i miei puntini sulle labbra e ne faccio quante voglio, insomma. Eccoci, il look è finito, spero vi sia piaciuto, bacioni!